Prova, prova. Ok, signore ci benedica, fratello, amen. Allora, vogliamo fare il canto numero 526, Luce nel mio cuore. Amen. Il 536. Osanna di cuore per tutto ciò che il Signore ha fatto ancora per questa settimana per il suo popolo. Dio ti benedica, fratello, anche a te, a tutti noi che siamo qua, amen, alleluia. Grazie Padre, grazie Gesù in questa mattina, Signore, ancora di gloria che ci darai, Signore Dio, ascoltando ciò che il profeta dice in questa predica, Signore, ispirata da te, Padre. Grazie Padre per questo grande messaggio glorioso che tu hai dato alla tua chiesa eletta, facendolo uscire fuori dal mondo, Padre, facendo comprendere cosa vuol dire essere dei tuoi, Signore Dio, cosa vuol dire essere fatti guerrieri, Padre, della tua nazione che nascerà qui sulla terra, Padre, di coloro che sono stati riscattati e amati dal tuo profondo amore, Signore Dio, quando quel giorno a Calvario tu potesti dire tutto è compiuto, la redenzione dei miei figli è avvenuta, avendo questo grande piano, Padre, che tu già avesti fin dalla fondazione del mondo, perché fu là che l'agnello fu immolato, nel tuo pensiero, prima che ancora noi venissimo al mondo, Padre, tu hai escogitato questo piano, tu hai fatto questo piano potente, Signore Dio, affinché nessuno dei tuoi si perdesse. Ogni volta che i tuoi sono venuti sulla scena, sono nati nella carne, Padre, un profeta è stato mandato con la tua voce, Signore Dio, perché dietro ogni profeta c'è la tua voce,
Perché tu hai detto chi ascolterà un profeta non ascolterà voi, ma ascolterà me, amen. Chi riceverà voi riceverà amen. Grazie Signore perché veramente Padre, dietro questa voce, Signore Dio, abbiamo ascoltato la voce del grande pastore che ci ha chiamato. Perché come dicesti tu, le mie pecore ascoltano la mia voce ed essi solo seguiranno a me. Non seguiranno un mercenario, non seguiranno gente vile, Signore, non seguiranno gente perseguitatore, ma la tua chiesa eletta, Padre, avrà quello spirito da poter riconoscere i falsi ministri, i falsi fratelli, Signore Dio, che si annidano purtroppo, Padre, anche nelle file di questo messaggio, Signore Gesù. Perché, Padre, noi sappiamo che, come dicesti tu, i due spiriti sarebbero stati così simili alla fine, che solo l'eletto, Padre, li riconoscerà, Signore Dio. Amen. E noi per questo diciamo grazie, Padre, perché ci ha dato quel comprendone, Signore Dio, di poter capire dove sta la verità, perché la verità sta sempre al centro, Signore Dio. Anche nel messaggio, quando noi leggiamo, Padre, a volte sembra che ci porti da un lato opposto dell'altro, ma la verità, quando tu prendi queste due cose e li metti al centro, lì c'è, ci sei tu, lì c'è la grazia presente sopra ognuno di noi. Per questo Gesù Cristo, Padre, è venuto, Signore Dio, tra la fine dell'Antico Testamento e il Nuovo, perché anche lì la verità sta al centro, amen, perché Gesù Cristo è il centro di ogni cosa. Grazie Signore, grazie Padre, ogni cosa te la chiediamo, Padre, ancora stamattina, ogni bisogno te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, amen. Sia lodato il Signore Gesù Cristo, fratello, amen. Ok, vogliamo fare un altro canto, che vogliamo spazio al fratellino, amen. Facciamo Non Voglio Restare, amen. Continuiamo da lì, 5-3-9. Non voglio restare, fratello, amen. Posti nel tesoro, gli angeli li chiamano.
Che te benedica, fratello. Italiano, siete qua? Non so. Dove sei? Ah, vieni qua, fratello. Dove? Dalla Polonia. Gloria a Dio. Evangelico? No, cattolico. Gloria a Dio. E che cosa ti ha portato qua, fratello? No, sentivo della musica, infatti sono entrato, ho visto la bimba, ho detto, ma... Non so, posso vedere... Sì, sono fratello, sei il benvenuto, che il Signore possa benedire, fratello, grandemente. Che Dio possa aprire oggi nel tuo cuore una breccia, fratello, amen, di poter ascoltare la parola di Dio. Perché siamo in un tempo, fratello, finale, dove Dio sta chiamando i suoi eletti. Gloria a Dio. Che il Signore ti benedica, e vogliamo alzare la mano per questo fratello, che veramente che Dio possa darti una grande benedizione nella tua casa, nella tua vita, fratello, perché se tu oggi sei qua è perché è una grazia di Dio, fratello, perché grazie fuori mia. C'è il marcio, fuori c'è un mondo cattivo che vuole la nostra vita, fratello, amen. Dio ti benedica, grazie. Dio ti benedica, amen. Voglio dire forte, diciamolo forte, fratello, Dio ti benedica, amen. Grazie, mia. Grazie, amen, alleluia. Vogliamo, grazie, grazie. Vogliamo chiamare il fratello alle carte, amen. Il Signore ci benedica. Insegnando sullo Spirito Santo. Cosa è lo Spirito Santo? Luca capitolo 24, versetto 49. Ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Rimanete nella città di Gerusalemme, finché siate rivestiti di virtù dall'alto. Giovanni capitolo 14, versetto 16-20. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, che voi siete in me ed io in voi. Amen. Amen. Fratello Giorgio. Lo Spirito Santo è una promessa, è una virtù, è il Consolatore, è la verità riservata ai figli di Dio, amen, che riconosceranno che Gesù è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che dimora in noi. Amen. 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 Una sorellina Loida. Giovanni presse la parola e disse: Mastro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: non glielo proibite, perché chi non è contro di noi è per noi. Amen. Alleluia. Bene, finiamo con una preghiera. Padre Celeste, Signore, veramente grazie, Signore, per questa opportunità, per questo giorno, Signore, che è sacro per noi, Signore, veramente. Quanto è bello, Signore, stare in compagnia con Te, Signore, veramente. Ancora ascoltare le Tue rivelazioni, Signore, ancora allodarti e pregarti, Signore. Veramente, vuoi Tu benedire i fratelli presenti, Signore, questo nuovo fratello, Signore, vuoi Tu aiutarlo, Signore, ancora nelle Tue mani, Signore, veramente, come ormai siamo negli ultimi giorni, Signore, veramente è importante chiamare gli ultimi figliuoli, Signore, veramente. Ancora vuoi Tu una volta aiutare le nostre famiglie, Signore, vuoi Tu far comprendere a loro di come ormai è tutto finito, Signore. Ancora una volta vuoi Tu aiutarci ad affrontare la prossima settimana, Signore, da ogni pericolo che mette il diavolo, veramente, Signore. Facci Tu sconfiggere il diavolo, Signore, perché Tu lo puoi fare, Signore. Tu sei l'Eterno, Signore, veramente. Tu puoi fare ogni cosa. Ancora vuoi Tu, Signore, veramente... ancora, Signore, benedire tutta la sposa in tutto il mondo, Signore. Ancora perdonare i nostri peccati, Signore, veramente
Vuoi tu ancora benedire il fratello Enzo che porta la parola e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Signore ci benedica, fratello Enzo. Dio benedica, fratello. Amen. Allora facciamo un altro canto, fratello. Riempiamo il cuore con un'altra lode al Signore. Allora. Facciamo il 554, fammi brillare, amen. Mostriamo quando viene qualche fratello nuovo, se mi passa la Bibbia. Allora noi prendiamo sempre questo passo dell'Antico Testamento in Malachia 4. In Malachia 4. Amen. E allora, è l'ultimo libro dell'Antico Testamento. Non so se hai una Bibbia a casa, qualcosa, sì, ok. Allora, se vai a casa, prendi tu poi questo, lì, questo passo di Malachia 4 e tu poi lo vai a leggere, così magari ora che io te lo spiegherò e magari potrai comprendere meglio di che cosa, dove tu oggi hai messo il tuo piede. Questo è perché noi sappiamo, esistono tante denominazioni nel mondo, no? Tutte pretendono di avere la verità e anche noi giustamente pretendiamo di avere la verità. Ma questa verità deve essere supportata giustamente da qualcosa che noi può essere qualcosa di tangibile, no? Allora, che cosa succede, fratello? Come funziona il piano di Dio? Il piano di Dio funziona che c'è stata una caduta nell'Eden, c'è stato un peccato originale, Dio aveva perso ogni cosa nella perfezione, aveva messo i suoi figlioli Adamo ed Eva, e insieme dove e aveva messo nel giardino dell'Eden un albero chiamato l'albero della vita. Insieme a questo albero c'era un altro albero chiamato l'albero della sapienza, del male, della conoscenza del male e del bene. Questi due alberi, poi come noi vediamo nella scrittura, non sono altro che Satana e Gesù, Dio stesso e il diavolo, perché Gesù disse quando parlò a Matteo: io vide Satana scendere come una folgora sulla terra, no? Prima fu scacciato dal cielo, perché lui cosa fece? Portò dietro di sé, trascinò tanti angeli, e quindi essi furono buttati sulla terra. Sulla terra lui cominciò questo ministero a disturbare la famiglia di Dio, e i primi due che andò a disturbare furono Adamo ed Eva. Attraverso questo peccato che ci fu, facendo cadere i figlioli di Dio, tutti abbiamo ereditato una natura di peccatore. Ecco perché nessun uomo può salvare un altro. E allora che è successo? Dal momento che c'è stata una caduta, Dio, per poter chiamare i suoi figlioli man mano che sono nati nelle epoche, se tu vai a vedere, tu non troverai mai che nell'Antico Testamento Dio ha messo come base per arrivare alla salvezza chiese. Ma Dio ha chiamato gli uomini attraverso profeti. E tu vedi Amos, Neemia, tu vedi Isaia, tu vedi Noè, tu vedi tante persone che furono i profeti di cui Dio si serviva per fare cosa?
Perché ogni volta che i figli di Dio nacquero sulla terra, e qui dobbiamo noi comprendere il peccato originale, che successe nell'Eden, non fu il mangiare una mela, ma fu proprio la seduzione di fare cadere Adamo ed Eva nel peccato sessuale. Prima questo serpente che era là involse Eva a peccare, e poi Eva imparò a suo marito come si faceva l'atto sessuale. Questo è il peccato originale, non fu il mangiare un frutto. Se tu vai a leggere là, tu vedi, ora il serpente che era il più astuto degli animali, parlò a Eva, quindi era un animale parlante, quest'uomo parlava, parlò a Eva, cominciò a fargli comprendere che, dove si trovava la situazione e gli fece vedere gli occhi, gli fece assaggiare il frutto proibito, quando gli fece assaggiare questo frutto proibito, lei dice andò da suo marito. Quando anche lui assaggiò di quel frutto, cosa videro? Videro che erano nudi. Ora, se a mangiare un frutto ci porta a vedere che siamo nudi, diceva il fratello Branham, distribuiamo mele in giro, così la gente vedrà che è nuda e si va a vestire. Diceva, no, ma non è lì. Essi andranno a coprirsi proprio i genitali, perché il peccato originale fu là. Allora che è successo? Ok, nel grembo di questa donna nacquero due bambini, c'era Caino e Abele. Dio disse, quando poi mandò via Adamo ed Eva, che al principio la donna si chiamava, non si chiamava Eva, ma si chiamava donna perché era parte dell'uomo. Quando poi la donna fu cacciata via dall'Edene, Adamo gli cambiò nome e la chiamò Eva. Perché? Perché divenne la madre di tutti gli esseri viventi. Ma nel suo grembo lui portava due progenie, ed era la progenie di Caino, la progenie di Satana, del serpente, questo animale astuto che poi venne condannato. Dice, chi ti ha mostrato che tu eri nuda? Dice il serpente, perché hai fatto questo, tu striscerai sulle tue, sul tuo ventre. Quindi questo animale, il più astuto nella creazione, tu non so se lo sapete, no? La scienza cosa cerca? L'anello mancante tra la scimmia e l'uomo. Manca un anello mancante e non lo troveranno mai questo anello, perché era questo serpente antico che Dio ha maledetto, al tal punto che oggi lui striscia sulla terra. Quindi cosa succede? Nascono questi due bambini. Dio disse ad Eva, io metterò in amicizia fra la tua progenie, gli disse, e la progenie del diavolo, tra la progenie della donna e la progenie del serpente. Nacquero Caino e Abele e furono messi in amicizia, perché quando dovettero sacrificare a Dio, uno fu accettato e l'altro no. Siccome quello aveva la natura di Caino, dice la scrittura che prese suo fratello, lo portò nei campi e lo uccise. Allora fu scacciato. E allora che successe? Che Caino si prese una sua sorella, no, come dice qualcuno, si prese un'altra serpentessa, ma si prese una figlia di Adamo ed Eva, che era nata poi, perché il peccato non è che è nato subito di là e là, chissà quanti anni sono passati. Fecero figli maschi e femmine, perciò poi si prese una sua sorella e si creò questa progenie del diavolo. Che allora cosa successe? Siccome nel nostro cuore c'è che sì, qualcosa si deve adorare, perché nasciamo già con questo, è come computer, l'hardware. Noi abbiamo il computer e c'è l'hardware, no? Già nell'hardware c'è tutto già sistemato, è quel sistema operativo. Noi già nasciamo con un sistema operativo in noi, che è quello che abbiamo bisogno di adorare qualcuno. Ora, il vero eletto sa che il suo qualcuno è Dio, perché Gesù disse, i veri adoratori adoreranno Dio dove? In spirito e verità. Ma invece i falsi cosa hanno fatto purtroppo? Cercando qualcosa su cui adorare, si è cominciato ad adorare il fuoco, cominciato ad adorare un pezzo di legno, cominciato ad adorare, capite, una roccia e così via, perché l'uomo ha avuto bisogno di farsi qualcosa per avere qualcosa per adorarlo, no? Allora che succede? Siccome ora i figli di Dio dovevano venire all'esistenza, Dio ha avuto un piano per trarre a sé l'invio di profeti, così mandò Noè, così mandò tutti i profeti che noi vediamo, fino ad arrivare a Malachia. E Malachia, il profeta Malachia, ci dice una cosa importante che riguarda il nostro tempo, fratello, e dice questo: poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace. Allora guarda qua, oggi noi vediamo che un problema che ha la terra qual è? Il clima, che è surriscaldamento. Poiché quel giorno viene ardente come una fornace, quest'anno toccheremo, fratelli, un altro anno di record di caldo. La terra si sta infiammando, ci sono posti in India che tocchi 100 gradi, fratello. 100 gradi! E ogni anno muoiono a migliaia di persone. L'anno scorso in un solo mese morirono 6.000 persone di caldo, fratelli. Quindi, poiché il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti quelli che operano ovviamente, dice, moriranno come stoppia, e il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo che non lasciare loro né rame né radice. Ma per voi che temete il mio nome, qual è questo nome? Il Signore Gesù Cristo? Amen. Questo è l'avvertimento che Malachia fa alla Chiesa. Allora, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Voi sapete, fratelli,
Ho visto un filmato e in inverno chiudono le mucche nelle stalle, specialmente in Polonia che fa neve, no? Poi che succede? Come arriva la primavera, no? Fanno uscire le vacche dalla stalla e c'è l'erbetta che è cresciuta, no? Gli animali saltano di gioia, ma è una cosa impressionante. Dice, ma sono impazziti? No! È la gioia che loro hanno di vedere l'erba! E saltano, dai, saltano! E questo qua dice, quella gioia è comparata quando noi metteremo di nuovo i piedi sulla terra che è stata redenta da Dio. Amen! Salteremo come vitelle di stalla! Io mai l'avevo visto! E questa è la gioia che ci fa vedere il Signore. Quando noi toccheremo di nuovo i piedi su questa terra, dopo che questa guerra sta per scatenarsi, tra Russia, America, Corea del Nord, Siria, vedete quello che sta succedendo? Questo è il preludio della terza guerra mondiale di cui parla la scrittura, fratello. E noi ne abbiamo fatto vedere i passi biblici dove proprio vediamo questo realizzarsi. Comunque, salteremo come vitelle di stalla e calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto le piante dei vostri piedi. Infatti, quando scoppiò la prima bomba atomica, la gente divenne cenere, fratelli. In Hiroshima e Nagasaki, la gente raccoglieva i corpi con la scopa e il palettone. Erano cenere. Ragazzi, questo ci fa il preludio di quello che avverrà sulla terra. Quindi, ma per voi che temete, ok, e capireste gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi. E il giorno che io preparo, dice l'Eterno degli Eserciti, ricordatevi della legge di Mosè in Oreb. Sapete cosa diceva questa legge? Diceva, ecco, io susciterò un profeta in mezzo a voi, ascoltatelo. Non dice io farò nascere organizzazioni. Non dice io farò sorgere denominazioni. Dice io farò nascere profeti in mezzo a voi, ascoltatelo. Amen. Perché dice, ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. Se noi andiamo in Luca 1,17, ragazzi, in Luca 1,17, guardate qua, Luca 1,17, è la nascita di Giovanni Battista. E questo spirito venne mandato proprio alla nascita di Giovanni Battista, dicendo così, no? Guardate che bello. Anche per te, fratello, così puoi seguire. Luca 1,17. E ok, dice così. Annuncio della nascita di Giovanni, quando nacque Giovanni Battista, e fu il precursore della prima venuta di Cristo. E allora dice così, in Luca 1,17, egli andrà innanzi a lui, cioè al Signore, nello spirito e potenza di Elia. Quindi ciò che disse Malachia, che fu un profeta che esiste 430 anni prima che venisse Gesù Cristo sulla scena, dice questo, egli manderà quest'uomo, questo piccolo Giovanni che è nato, nella potenza di Elia, per fare che cosa? Davanti al Signore, dice, per fare cosa? Per condurre il cuore dei padri verso i figli, e si ferma là. Per condurre la fede dei padri, chi? I padri Abramo, Isacco, Giacobbe, la vera fede, verso i figli, predestinati a ricevere il Signore Gesù Cristo. Amen. E in quel tempo c'erano tre organizzazioni religiose sulla terra, Leviti. No, c'erano i, come si chiamavano, farisei, sadducei e scribi. Poteva dire, ecco, succederò in mezzo alle religioni che ci sono già in Israele, ma quelli erano fuori dalla volontà di Dio, fratello, perché Dio non ha stabilito religioni, Dio ha stabilito profeti che chiamassero il popolo. Amen. Amen. Allora ecco qui, lui è andato innanzi nello spirito di Elia per portare il cuore dei figli ai padri. Però che cosa dice qua Malachia? Ecco, manda il profeta lì, il profeta prima che venga quel grande, allora, prima che viene quel grande spaventevole giorno del Signore. Oggi tutto il mondo sta tremando, fratelli, perché ha paura di quello che, perché sa, la Cina ha detto, se fra Corea del Nord e America scoppia una guerra, nessuno sarà vincitore, perché alla fine si spareranno le bombe atomiche, ma è quello che la Bibbia ha predestinato, fratelli, che succederà, già ha detto. Allora, ecco, io vi mando Elia il profeta, prima che venga il grande spaventevole giorno dell'Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri e ai figli, quello che fece Giovanni Battista. Nella prima venuta portò il cuore dei padri, la fede di Abramo, Isacco e Giacobbe, ai figli predestinati al tempo di Gesù. Amen. E poi farà ancora una cosa, e il cuore dei figli ai padri. Ha predestinato qualcosa per il nostro tempo. Che i figli che saranno rimasti sulla terra al tempo della fine, prima del grande giorno spaventevole del Signore,
susciterà un altro uomo nello spirito di Elia per fare la che cosa? Ritornare noi nell'epoca apostolica. Perché i padri nostri sono gli apostoli, fratello. I nostri padri sono gli apostoli. Ci porterà di nuovo al principio. Amen. Della cosa. Comunque, questo vi ho fatto capire. Allora che è successo? In questo secolo, in America, nacque un bambino. Un bambino che, quando nacque, questa colonna di fuoco che tu vedi qua, entrò nella stanza e si andò a posare sulla culla. I genitori, che non erano religiosi, si spaventarono. E questa colonna di fuoco, dice la scrittura, dicono i testimoni, per 2 giorni permeò sulla culla, facendo... E la gente si chiedeva, ma chi è questo bambino? Questo bambino crescendo aveva delle visioni, aveva delle cose, nessuno comprendeva cos'era, fino a quando non entrò nella fede. Entrando nella fede, un giorno si trovò a battezzare nel fumoio, e mentre lui battezzava, erano qualche 500 persone. Quando lui stava per battezzare la 17ª persona, questa colonna di fuoco, noi abbiamo le foto, scese su questo ministro. E la voce disse, come Giovanni Battista fu inviato quale primo precursore di Cristo, così tu sei stato chiamato ad essere il secondo precursore della sua venuta. Quindi a che cosa stavo paragonando quella voce? Al mandato di Malachia, perché il Signore, fratello, il Signore è l'interprete della sua parola. Sapete che dice in Isaia quando disse questa scrittura 700 anni prima che Gesù nascesse, ecco una vergine conceperà? Molti si attendevano già in quel tempo che qualcuno sarebbe stata questa vergine che avrebbe partorito. Ma quella profezia, passarono 730 anni prima che questa profezia si adempisse. Questa profezia fu data 430 anni prima di Cristo. Passarono nel 1900 quanti anni? Assai più. Ma Dio non dimentica, se lui ha detto che avrebbe inviato questo profeta al tempo della fine, lo ha inviato, e quando quest'uomo stava battezzando al fiume, quella colonna di fuoco scese e disse, come Giovanni Battista fu il primo Elia, così tu sarai il secondo Elia. Amen. Ecco noi che siamo. E per fare che cosa? Per riportarci di nuovo alla fede apostolica, quella vera fede che c'era in principio al tempo degli apostoli, dove c'era guarigione, dove c'era amore fraterno, dove c'era la potenza dello Spirito. Amen. Per preparare che cosa? Un popolo per il rapimento. Perché ora, fratello, la scrittura cosa ha promesso? Che prima che sulla terra si scateni il caos, Dio prenderà un popolo vivo, risusciterà i morti in Cristo, noi che saremo stati trovati viventi verremo trasformati e portati con Lui sulle nuvole, per stare con Lui in cielo. Nei 3 anni e mezzo che sulla terra si scatenerà il grande caos. E il fratello Brano, quando spiegò queste cose, la gente rimase esterrefatta, dice, ma che sta dicendo? Noi siamo portati prima via? Sì, come ci insegnano la scrittura, perché Enoch, che era il 7° di Adamo, prima che sulla terra scoppiasse il diluvio, fu preso e portato in cielo. Elia scomparve davanti alla presenza di Eliseo e fu portato in cielo. Lotto, che era Sodoma e Gomorra, prima che venisse bruciata dal cielo, Dio mandò 2 angeli a tirare fuori Lot e la sua famiglia. Quando essi uscirono fuori, allora Dio bruciò la città di Sodoma. Questo dice il fratello Branham, quest'uomo, fu un esempio della tribolazione che ci sarà sulla terra, perché Gesù disse, come fu ai tempi di Noè, prima che scoppiasse il diluvio, e come fu ai tempi di Sodoma e Gomorra. Oggi, ai tempi di Sodoma e Gomorra, c'era una civiltà sodomita, c'era una civiltà, fratello, di gay, ci siamo, di omosessuale, ecco sodomita e Gomorra. Gesù disse, il tempo della fine sarà un tempo in cui la gente sarà effeminata, a tal punto che oggi gli permettono anche di sposarsi. Vedete? È quella che la scrittura diceva, fratello, lì era permessa, addirittura quando i 2 angeli arrivarono lì da Lotto, che gli dissero? Falli uscire, era così comune essere omosessuale che quelli gli dissero falli uscire che li vogliamo conoscere. Sessualmente vuol dire conoscere nella Bibbia, capisci? Cioè tanto ormai era una cosa comune fare sesso con la stessa cosa, capito? E che cosa dice il Signore nelle lettere ai Romani? Perché esistono queste persone che si accoppiano femmine e femmine, maschio e maschio? Poiché loro hanno adorato la creatura invece di adorare Dio, il Dio li ha lasciati, dice, nella loro confusione, a tal punto che si accoppiano fra maschi e femmine. E infatti, fratelli,
La più grande, diciamo, concentrazione di pedofili, di gay e così via, dove li troviamo? Dentro la Chiesa Cattolica, fratelli, estimato, lì dentro c'è di tutto. Lì dentro c'è. Perché? Perché Dio li ha abbandonati così tanto che alla fine si sono accesi nella libido uno con l'altro, fratello, uno con l'altro. Vedete? Ma se tu sei nella giusta posizione, fratello, e sei sotto quello Spirito Santo che Dio ha promesso, puoi stare tranquillo, amen, che Dio ti preserverà da queste cose. Amen. Gloria al Dio. Va bene, ok. Allora noi cosa facciamo la domenica, fratello? Dato che abbiamo avuto questo messaggio, perché questo fratello Branham, per 30 anni di ministero, ci ha lasciato delle registrazioni, tutte registrate. Ci ha lasciato registrazioni che noi, dove noi ci rallegriamo in quello che lui ci ha spiegato. Quindi la domenica, fratello, ci rallegriamo e parliamo di quello che lui ci ha spiegato, fratelli. Dio ci benedica. Amen. Spero di essere stato un po' chiaro, no? Questo qua, magari, magari c'è qualcosa che non capisci, poi sai, man mano, se avrai voglia di venirci a trovare, capirai, ti potremmo spiegare poi altre cose. Amen. E allora, per che cosa è stato dato lo Spirito Santo? Dice il fratello Branham. Io oggi avevo provato delle cose, ma essendo che c'è il fratello, li lasciamo stare. Andiamo direttamente al messaggio. Dunque, domenica noi abbiamo spiegato cos'è lo Spirito Santo. E fratello Branham ci ha spiegato che lo Spirito Santo è un sigillo. Cioè, praticamente, quando Dio ha scelto un uomo, lui gli dà un sigillo. Sigillare cosa vuol dire? Sigillare vuol dire che tu devi mandare una busta, no? Tu arrivi alla posta, loro gli mettono il timbro, quella busta non la può aprire nessuno. Si apre quando arriva a destinazione. La scrittura dice: avete voi ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quando noi crediamo nel Signore Gesù e cominciamo a fare questo cammino con Lui, che cosa succede? Quando Dio ci vede approvati, ci mette quel timbro. E tu non puoi essere più toccato fino al giorno della redenzione. Non da un risveglio all'altro, dice il profeta, ma fino al giorno che il Signore verrà, tu sei suo. E quando tu ti addormenterai, se Dio dovrebbe venire prima, nel giorno che Lui farà ascoltare la sua voce ai morti, tu risorgerai. Come sono risorti, infatti mi diceva l'altra volta un fratello, che nessun film cristiano che hanno fatto La Passione di Cristo, questa e quella, nessuno fa vedere quello che successe alla morte di Cristo. Nessuno fa vedere che i morti in Cristo dell'Antico Testamento uscirono dalle tombe. E lo dice la scrittura, nel giorno in cui, Cristo morì, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi uscirono fuori. Amen. E infatti che cosa fu? Nel giorno in cui Cristo venne preso nel cielo nella nuvola, dice che la scrittura, poi lo spiega Paolo, che egli salendo in cielo portò con lui un sacco di prigioni. Che coloro che erano messi lì aspettando furono portati con lui in Cristo. Perché invece che dicono i cettoni, no, poi quelli morirono di nuovo. Cioè Dio li ha fatti risuscitare, chi si testimonia in cielo? Cioè Dio ha fatto risuscitare e poi fece morire la donna. No, è sbagliato, se tu risusciti non puoi più morire, amen. Alleluia, specialmente per andare nel regno dei cieli, no? Amen. Quindi, e allora, che stavamo dicendo? Quindi, è un suggello, è la nostra pace, fratello. Quando lo Spirito Santo viene nel nostro cuore, ci dà una pace e un amore che noi non possiamo comprendere, non è da questo mondo. Io spero che tu farai esperienze su questo, fratello. Poi, è il nostro avvocato, dice la scrittura. Avvocato cos'è? Uno che prende le nostre parti. E sapete, domenica, mio papà, che oggi non c'è, sono in campagna a fare dei lavori che devono terminare purtroppo. Che è successo? Che mio papà ha un piccolo pezzo di terreno che è quanto questa casa, no? Quanto questo garage. In questo terreno siamo proprietari qualche 5 persone, non ci ho capito mai. Che se metteremmo noi recinte, dovremmo passare forse così, no? È piccolo piccolo questo spazio. Allora mio papà ha portato dei miglioramenti a questo terreno. Non si è fatto vedere mai nessuno perché era abbandonato pieno di robe. Mio papà con mia mamma l'hanno pulito, con mio fratello, a tal punto che mentre con il rastrello mia mamma levava la terra, è uscita una bomba a mano dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Infatti lì poteva scoppiare, infatti sono venuti gli artefici di Palermo. Mi ricordo che io ero là, no? Allora avevano messo la carica, gli artefici di Palermo, e c'era uno, avevano chiuso la strada che va dall'Api, sai, l'autostrada dall'Api fino ad Agnone. C'è una bomba a mano da far esplodere. Avevo messo la carica all'artificiere e praticamente è venuta anche l'ambulanza. E allora quello dell'ambulanza gli ha detto: ma che fai, è innocuo, no? Gli fa: si tolga da qua, gli disse. Io ero da vicino, ci fa: si tolga da qua, dice, per fuori.
Se vuoi faccio vedere io se no. Fece un botto, fratello. Ma un botto che quello dell'ambulanza si sentì male. Ci è venuto che dell'ambulanza si sono portato, no? A lui si sono portati, fratello. Ma un botto, semente, ed era una bomba. E vedete che poteva succedere. Mai nessuno si è fatto vedere. Mio padre ha portato delle migliorie, gli ha messo un cancello, gli ha dato le chiavi al proprietario dell'azienda, quindi qui si è fatta la denuncia. E siamo finiti nell'avvocato, no? Ora io, l'altro giorno non ci ho pensato, il fratello Branca che dice, quando noi sbagliamo, il nostro avvocato, che è Gesù Cristo, è già presente là, che intercede per noi. E poi io, quando ce ne siamo andati, mi ho detto, ma guarda un po', cioè, noi abbiamo questa causa, ho dato le mani, ho dato la mia causa nelle mani di questo avvocato, io non so nulla, lui è andato già due volte in tribunale per me, non so com'è finita, cioè lui si è caricato del mio peso e lo sta svolgendo lui, che è un simbolo di quello che Cristo fa per noi nel cielo, che quando noi sbagliamo, erriamo, già lui è là, il fratello dice lui è là che già sta intercedendo per i tuoi peccati, ecco perché nessuno ci può accusare. E uscendo fuori poi venne questo e mi dice, ma guarda un po', noi abbiamo questa causa, non so che cosa sta succedendo, perché già ho messo un avvocato che se la sta curando lui. Amen. Ed è così, fratelli. Questo è nello spirituale ciò che noi vediamo nel naturale. Quindi noi siamo qua, quando noi sbagliamo, perché a volte il messaggio ci condanna, sbagliamo, però vedete, c'è l'altra parte del messaggio che dice, egli è subito là. Amen. Egli è subito là che intercede per noi. Quindi ecco che è lo Spirito Santo, è il nostro avvocato, il nostro giudice, il nostro tutto. Egli è il tutto, fratelli. Egli è l'amore. Amen. Quindi, come lo dimostrò questo amore? Nel giorno che egli si fece mettere alla croce. Quel giorno lui prese la tua penale, la mia penale, la penale di tutti noi, se la caricò su di noi, come dice la scrittura Isaia, come una pecora a macello, andò lì, ma egli portava i nostri peccati, egli portava le nostre malattie, egli stette zitto, dice. Si caricò del nostro peccato, lo portò lì per fare cosa? Per espiare per i nostri peccati. E dopo egli risuscitò, amen, avendoci giustificati, fratello, amen. Capite? Quindi qualsiasi cosa, fratello, abbiamo potuto commettere nella vita, Dio è sempre un aiuto. E cosa fa? Lui che cosa ci ha dato? Ci ha dato un segno. Infatti in Atti 2:38, quando la gente sentì, ascoltò Pietro predicare il giorno di Pentecoste, si sentirono compunti nel cuore, perché capirono che quel giorno uccisero il Messia, uccisero il Signore Gesù, uccisero il donatore della vita. E allora si sentirono inermi, dice, fratelli, che dobbiamo fare allora per essere salvati? E lui disse, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Per fare cosa? Per la rimissione dei nostri peccati e per ricevere il dono dello Spirito Santo. Amen. Quindi noi ci battezziamo, ma non da piccole, come ci hanno insegnato la Chiesa Cattolica. Quelle solo si mettono il timbro di appartenenza, tutta si tratta di messo in sigillo. Questo è nostro. Tu, ecco, sei cattolico, sei luterano, perché anche i luterani mi pare fanno un battesimo dei bambini e così via, no? Perché c'era anche ignoranza in questo, ma il battesimo si fa da grande. Oggi tu hai una tua età, oggi tu puoi comprendere, dice, Signore, io ho capito che io ho bisogno di un Salvatore, perché la Scrittura dice, tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo sono stati redenti, ma chi non ha accettato l'ira di Dio poggia su di lui, perché nel giorno che lui fu a Calvario, la nostra ira fu posta su di lui, ma ciò è effetto se noi l'accettiamo. Amen. Se non lo accettiamo, l'ira di Dio rimane su di noi. Per questo dico, Signore, grazie, perché non è per opere, ma è per il tuo amore verso di noi. Grazie! Alleluia! Quindi, allora, ora abbiamo spiegato che cos'è lo Spirito Santo, il profeta. Ora qui ci spiega perché cosa è stato dato lo Spirito Santo. Amen. Quindi, ieri sera abbiamo parlato di che cos'è esso era, dice, lo Spirito Santo. E abbiamo constatato che essa è proprio tutto, dice il profeta, ciò che Dio ci ha promesso, in essa abbiamo trovato ciò di cui abbiamo bisogno, ciò di cui la Chiesa ha bisogno. Essa è un suggello, essa è un consolatore, essa è un riposo, essa è la gioia, è la pace, è la risurrezione. Amen. E tutto ciò che Dio ha promesso alla sua Chiesa, fratelli. Questo è, si trova nello Spirito Santo. Ed ora, riguardo adesso, in qui
Allora, io ho qui 3 o 4 pagine, dice, appoggiata. Allora, io qui ho 4 pagine di testi, ovvero di cose scritte, no? Dice, ho 4 pagine qua di testi che io ho annoverato per poterci illustrare ciò, dice. Ieri sera, dice, io ho dimenticato la mia concordanza di includere. Io perché ho segnato questo, fratello? Perché molti che cosa dicono? Molti che pensano che il profeta saliva sul pulpito e apriva la bocca e tutto ci usciva. No, qua ci fa capire che lui studiava. Il profeta doveva studiare, come Paolo dovette studiare 3 anni i libri dell'Antico Testamento per poter smembrare tutto ciò che gli aveva inculcato il mondo levitico, no? Perché lui era della discendenza di, lui doveva fare per sommo sacerdote, perciò doveva studiare ai piedi di Gamaliele, quindi dovette essere smontato per 3 anni come Mosè. Mosè pure andò nel deserto, per fare cosa? Per togliersi tutto ciò che il mondo egiziano gli aveva insegnato. E quindi che succede? Il profeta era uno che studiava, come noi ci prodighiamo e studiamo la parola. Quindi dice questo. Allora, stasera insegneremo su qual era lo scopo di Dio nel mandare lo Spirito Santo. A cosa esso serve? Se esso è una cosa che è così grandiosa, allora perché Dio l'ha mandato? Se lo Spirito Santo è così grandioso, perché l'ha mandato a noi che siamo miseri? Amen. E allora, vediamo. Io salto. Allora, ascoltate. Amen. E allora, ascoltate ora qua. Lui prende un testo, no? Io leggo solo le cose più importanti. Ma il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, il quale il Padre manderà nel nome mio, dice in Giovanni 14:14, esso vi insegnerà ogni cosa e vi rammemora tutte queste cose, cioè le sue parole che io vi ho detto. Io ho 10 minuti che parlo. Perché io possiamo prendere la scrittura? Perché è la sua promessa. Io mando lo Spirito Santo e questo Spirito cosa fa? Prende le sue cose e ce le di nuovo le distribuisce a noi. Amen. Per farci comprendere che cosa? Per farci comprendere di peccato, per farci convincere di che abbiamo bisogno di Lui, per farci comprendere quanto Egli ci ha amato. Amen. Per quale scopo allora Dio ha mandato lo Spirito Santo, dice il profeta? Andiamola a vedere. Qual era lo scopo di Dio nel mandare lo Spirito Santo? Era un solo scopo, che Dio stesso potesse dimorare nella sua Chiesa. Per questo, perché lui morì? Perché, fratelli, quando Adamo ed Eva erano eterni, perché erano eterni? Perché in loro c'era lo Spirito di Dio. Quando loro peccarono, lo Spirito si ritirò da loro e entrò la morte, che vuol dire separati dal Dio. Capite? Allora, essendo che l'uomo era separato dal Dio, cosa ci poteva avvicinare di nuovo al Dio? Ci poteva avvicinare che qualcuno doveva morire affinché noi potessimo avere vita, perché nessuno di noi si poteva salvare. Perché noi ogni giorno mangiamo carne, fratelli? Perché noi ogni giorno abbiamo bisogno di mangiare verdura? È la legge di Dio. Perché il nostro corpo per andare avanti si deve cibare di cose morte. Capisci? Tu mangi la carne dell'animale perché nella carne ci sono le proteine che ti fanno vivere. Tu mangi la lattuga perché nella lattuga ci sono le proteine che fanno vivere a te. Ora, nello spirituale, noi ci dovevamo cibare di qualcosa morta. Chi è morto per noi? Capite? Materiale e spirituale camminano insieme. Ecco perché dice: chi non mangia della mia carne non ha vita eterna. Oggi noi ci stiamo cibando del suo corpo. Amen. Affinché noi nello spirituale possiamo avere vita. In principio gli animali fra di loro non si mangiavano. Ma quando è successo il peccato, lì entra la legge. Una cosa deve morire affinché tu possa vivere. Era un simbolo della venuta di Cristo che alla sua morte avrebbe cibato la nostra anima. Così lui, morendo, pagò questo peccato e lo Spirito Santo è potuto di nuovo ritornare nell'uomo. Ecco perché da noi è il giorno di Pentecoste, fratelli. Amen. Perché il salario del peccato è stato pagato. Amen. Capite? Ma non per opere umane, perché tu accendi una candela, ti fai la comunione, ti fai la cresima, non è questo, ma perché Lui ha pagato per te. Tu lo credi e Dio ti suggella. Amen! Alleluia! Che cosa gloriosa, eh? Amen. Ecco perché le denominazioni poi possono andarsene a mettere nelle latrine, fratelli, perché insegnano dottrine di uomini, perché leggono il mondo alle loro teorie. Perché per 1500 anni la Chiesa Cattolica ha regnato? Perché ha messo paura che se tu non pagavi indulgenze tu andavi all'inferno.
Ma ecco che Dio ha mandato i riformatori, mandò Lutero, mandò Wesley e liberò la Chiesa. Ecco perché Dio succede i suoi messaggeri. Alleluia! Gloria! E ancora stamattina con questo messaggio Dio ci libererà. Amen. Nelle nostre anime, se siamo entrati con un cuore contrito, perché il diavolo è furbo, mette davanti a noi la nostra vita. Ma egli stamattina ti sta dicendo, fratello, a tutti noi, io ho pagato il prezzo. Satana non ha nessun potere! Non ha nessun potere! Amen! Alleluia! Ecco perché la domenica veniamo allegri, perché non abbiamo niente da temere, perché colui che è morto ci porterà nella gloria fino alla fine. Amen! Alleluia! Che bello! Il popolo morì nel deserto per incredulità, il popolo morì nel deserto perché non capì, voleva qualcosa in più di ciò che Dio gli aveva dato, volevano un vitello d'oro. Vedete? Quando già Dio gli aveva dato la colonna di fuoco, gli aveva dato un profeta, gli aveva dato la guida. Alleluia. Grazie Signore. Ma l'uomo vuole qualcosa su cui avere, mettere le mani, no? Un vitello d'oro cos'è? Hanno preso l'oro, l'hanno costruito, che cos'è? È l'opera umana. Vogliono metterci dell'oro. Noi, Gesù disse, voi non potete fare di un vostro capello nulla. Nulla. Amen. Alleluia. Quindi, allora, era un solo scopo che Dio stesso potesse dimorare nella sua Chiesa e continuare il suo piano attraverso la Chiesa. Dio era in Cristo, dice la Scrittura, continuando il suo piano attraverso Cristo. Ma anche a Cristo, quando lui morì, quella sua potenza ritornò nella Chiesa. Che cos'è lo Spirito Santo? Molti dicono la terza persona della Trinità. No! E la vita di Dio che era in Cristo e che poi venne riversata sulla Chiesa. Amen. Quindi, ora noi sappiamo cos'è lo Spirito Santo. Abbiamo scoperto che esso è Dio. Alleluia. Tutto quello che era in Dio, egli lo riversò in Cristo, perché egli svuotò se stesso e lo riversò in Cristo. E Cristo era corporalmente, dice la Scrittura, la pienezza della Deità. Amen. Vedete, dice, tutto quel che era in Cristo, egli lo riversò nella Chiesa. Amen. Non in un individuo, ma nella Chiesa. Nel 46 quest'uomo fu incontrato da un angelo di Dio. Amen. Quella nuvola che tu vedi là, apparve nel 63, in Arizona, per 28 minuti rimase in aria, a 42 chilometri di altezza. Infatti, vedi là sopra, c'è l'articolo Scienza, che tu vedi qua. E io ora vi farò leggere qualcosa, fratelli, che io quando l'ho letto, il Signore mi disse, torna indietro e leggerlo di nuovo. Mio, vado a leggere qua, il fratello Brano dice una cosa, e questo l'ha fatto nel 59 questo libretto, che ha a che fare con la nuvola. Lo Spirito Santo gli ha fatto dire quello che sarebbe avvenuto 4 anni dopo, fratelli, scritto qua. È impressionante come lo Spirito di Dio parlava attraverso quest'uomo. Amen. Quindi quell'articolo Scienza, fratelli, fu una nuvola soprannaturale di 7 angeli che scese dal cielo a 42 chilometri. Mai viaggiato in aereo? A 10 chilometri di altezza, tu dove sta l'aereo? Sopra le? Non se ne forma. Questa è qua. Insomma, non c'è più una nuvola. Questa nuvola era a 48 chilometri di dimensione di cerchio, 48, e un'altezza di 42 chilometri, dove la scienza rimase impressionata perché dice, ma lì nessuna nuvola si può formare. Come al tempo di Noè, che sulla terra non pioveva, ancora l'asse della terra era messo dritto, no? E Noè disse, vedete che cadrà pioggia dal cielo. E la gente diceva, la scienza di allora, ma come può cadere pioggia dal cielo? Perché la Scrittura dice che usciva il vapore dalla terra e adacquava la terra in quel tempo. E allora, come in quel tempo successe che loro non capivano come l'acqua poteva scendere dal cielo, gli scienziati oggi non capivano come una nuvola a 42 chilometri si poteva formare. Vedete come fu ai tempi di Noè, lo stesso problema, lì l'acqua, qui la nuvola. Amen. E allora, quindi quando quell'angelo apparve nel 46 al profeta, gli disse, tu porterai un tempo di guarigione a questo mondo e gli diede 2 segni, conoscerai il segreto del cuore della gente e prenderai nelle mani le persone e capirai di quale male essi soffrono. Infatti, perché Dio gli ha dato questo
grande segno profeta. Perché viviamo nel tempo della resurrezione, sette morti risuscitate ci furono, fratello, durante la riunione, a tal punto che una morì lì in mezzo alla gente, e Billy Paul, che suo figlio, che aveva visto per molti anni questi risuscitamenti che c'erano durante le riunioni, gli disse a suo papà, cioè suo papà gli disse a lui: Billy, scendi lì e risuscita quella donna. Papà, io si trova indietro, no? Allora allora dice suo figlio nella testimonianza, dice: mio papà, ciò che mi impressionò non fu che la riportò a vita, ma fu come la riportò a vita. In mezzo a quella massa di gente che c'era ad ascoltare lui, gli disse: Maria, Maria, ritorna. Quella donna risuscitò e disse: fratello Branham, cosa c'è? Cioè, non solo quella donna fu portata alla vita, ma il profeta la conosceva, era lo spirito di Dio nel profeta che la chiamò per nome. Maria, Maria, alleluia! Come oggi sta chiamando per nome, fratello! Cristo ti ha risuscitato, Cristo ci ha risuscitato, ci ha messo in una posizione favorevole, potente, e ha mandato questo dono di guarigione, perché viviamo nel tempo della resurrezione. Ecco perché ci furono arti di nuovo ricostruite. Un bambino salì sul pulpito senza piedine, senza piedi, e l'uomo che era vicino a fratello Branham, quando gli mise le mani, dice: io ho visto due piedini crescere sotto le mani di quest'uomo. Alleluia. Perché? Perché i morti in Cristo verranno di nuovo risuscitati. E Dio ci ha dato, come dire, una capara, una testimonianza, che in questo tempo i morti in Cristo usciranno dalle tombe. Amen. E ci ha dato questa capara, di questo grande dono che Dio ha mandato attraverso quest'uomo. Amen. Quindi, ora, senza avere una contraddizione, allora, in primo Timoteo dice, senza avere una contraddizione, Timoteo 3,16, dice, grande è il mistero della pietà di Dio. Qual è questo mistero? Che Dio è stato manifestato in carne. Dio si manifestò in Gesù, e gli ebrei non l'hanno riconosciuto. Egli è venuto nella sua casa e loro non l'hanno, ma chi l'ha accettato, dice la scrittura, è stato dato di essere chiamato figliolo del Dio vivente. Amen. L'abbiamo accettato? Amen. Bella, eh? Alleluia. Il padre era Dio, allora il padre prima era Dio su di voi, al tempo di Mosè, nella colonna di Nuvolo, Dio era sul popolo. Poi egli divenne Dio con noi, l'Emanuele, quando nacque camminò come un bambino, crebbe e così via. Oggi però è diverso, dice il profeta, oggi è Dio in voi. Amen. Dio in voi. Avete mai preso un fiore nelle mani? Avete mai staccato un pezzo di, che ne so, di salice dalla pianta? Voi quando lo staccate, cosa sentite? Il profumo si manifesta là. Quando schiacci un fiore, il profumo si manifesta. Ecco, Dio ha dovuto schiacciare Cristo alla croce, e da lì è uscito questo profumo che è invaso tutti noi. Capite? Ci vuole la morte per produrre vita. Un seme che viene piantato sulla terra di grano deve morire affinché esso possa portare vita. E quando muore quel seme messo sulla terra, l'ultima cosa che nasce è la stessa cosa originale che c'era già messo lì nella terra. Amen. La Chiesa fu piantata a Pentecoste, crebbe, passò per le epoche scure del Medioevo, dove furono massacrati i nostri cari fratelli, e lì fu dove morì. Poi nacque lo stelo, ma non era il seme, erano i luterani che cominciarono ad avere un po' di verità. Poi andò ancora in più, e nacque, che cosa venne fuori? Venne fuori i metodisti, no? Che avevano ancora più verità, dice il profeta. Poi venne il movimento pentecostale, che è la pula che raccoglie il seme. Oggi, dice il profeta, viviamo nel tempo del seme manifestato. La stessa seme piantata a Pentecoste, ecco perché mandò Elia, per ricondurre il cuore dei figli ai padri. Sono verità profonde, fratello, che ci aprono il cuore e ci fanno comprendere la nostra posizione, fratello, amen, vedete? Allora, che cos'è? Dio che opera in te. È Dio che opera in te. Sai quando quello spirito viene, fratello, ti fa fare delle cose che tu non hai neanche idea. Amen. Che è stato atto che ha visto miracoli, fratello. Tu capisci che Dio è con te. Alleluia, amen. Ovunque al mondo egli volesse chiamarti, tu sei proprio lì, operando in te per fare la sua buona volontà. Vedete? Quando dovremmo ringraziare Dio per questo? Dio, lo Spirito Santo, è mandato per lo scopo
di Dio per vivere nella sua Chiesa, muovendosi attraverso ogni epoca e compiendo la sua divina volontà. Qual è la volontà dello Spirito Santo? Raccogliere i suoi. Andate, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Capite? Questo era lo scopo dello Spirito Santo. Sapete che dice il fratello Branham riguardo agli apostoli che vendettero tutto e stettero insieme? Dice, quello fu il più grande errore che loro fecero. Perché non fu quello lo scopo per cui essi furono chiamati. Ma il loro scopo era andare per tutto il mondo. Allora Dio cosa dice il profeta? Dovette mandare una persecuzione romana affinché disperdesse tutto Israele e potesse così adempiere le parole di Gesù. Andate per il mondo a predicare l'Evangelo. E una cosa che disse l'altra volta un fratello, il pastore Ravenda, disse questo, un esempio bellissimo. Prima che i romani distruggessero Gerusalemme, risuscitò i morti. Quindi questo è un preludio, che prima che il mondo venga distrutto, i morti verranno risuscitati e portati nella gloria. Amen. Amen. Mi piace quando ci sono altri fratelli che dicono cose sensate. È bello, perché è una verità che uno non ci fa capo. È così. Prima che Israele, Gerusalemme, i romani la misero a ferro e fuoco. Gesù lo disse. Gerusalemme dice, quante volte io ti ho voluto chiamare al ravvedimento, ma perché tu non hai voluto, ti sarai lasciata deserta e sola. E disse così, quando voi vedrete Israele circondata dagli eserciti, dice, allora scappate. Loro non ci fecero caso a quell'avvertimento. 40 anni dopo che il profeta disse questo, Gesù disse questo, i soldati romani vennero, accerchiarono la città, li lasciarono morti di fame, a tal punto che si mangiarono prima tutti gli animali, poi si mangiarono i cani, poi i gatti, poi i topi, e alla fine si mangiarono fra di loro. Le mamme che partorivano si mangiavano i bambini. Guai a quel giorno quelle mammelle che allatteranno, disse Gesù. Sarebbe meglio per loro che nessuno, dice, partorirebbe, perché si smangiarono anche i bambini. Vedete, per fare cosa? Perché hanno perso il segno. Sapete cosa disse William Branham? Prima che la guerra scoppierà, la terza guerra. Quando voi vedrete la Russia scendere in Medio Oriente per proteggersi i suoi interessi di petrolio, dice, allora lì state attenti perché la fine è vicina. La Russia oggi dove è scesa, fratello? Se vede il telegiornale, oggi sono in Siria, capisci? Cioè il profeta Branham ti sta dicendo come 40 anni fa Gesù, 40 anni prima della distruzione di Gerusalemme, ti sta dicendo, stai attento, perché prima che la distruzione sulla terra avverrà, la Russia scenderà in Medio Oriente. Alleluia! Mai era successo che la Russia si spostasse così dal suo baricentro, diciamo, di là dove era lei, e si spostasse in Medio Oriente, fratello. Un profeta ha parlato, il profeta ha parlato, questo profeta ha parlato, fratelli. Ecco perché Dio manda i suoi profeti, perché nelle scuole, fratello, se tu vai, dice, voglio essere cattolico, ti insegnano una dottrina cattolica. Ma Dio ha mandato lo Spirito Santo per istruirci, per parlarci, per rivelarci le cose future e quindi indirizzarci a quello che è la fine. C'è una fine, c'è una fine. E il Papa l'ha detto pure, Dio vedeva che anche i falsi come il tempo di Caiafa parlarono, dice, conviene che uno muore affinché tutti noi, lui ha detto, viviamo in una terza guerra mondiale spezzettata. Ora mi domanda, è stato in Egitto, neanche un attentato? Ma manco un attentato, io dico, c'è l'ISIS che ha lì il, diciamo, l'uomo che rappresenta tutta la cristianità, niente, come disse qualcuno, o sono troppo bravi o sono i mandanti, cioè chi stia, due sue cose, o sono troppo bravi o sono mandati tutto quello che succede. La scrittura sapete che dice? E la scrittura sapete che dice in Apocalisse 17? Che nella grande meretrice che poggia sui sette monti, che furono i sette re, che ha fatto storia, i sette monti che sono? E i sette re dove li troviamo? La grande prostituta, perché nella scrittura una donna prostituta è chi adorava gli idoli, dice, in lei è stato trovato tutto il sangue sparso sulla terra. Ci sono libri, fratelli, che parlano chiaro di tutto quello che la Chiesa Cattolica ha combinato nel mondo, a partire dalle guerre mondiali, a partire da tutto quello che è successo, c'è stato sempre lo zambino di papi, lo zambino di vescovi e così via.
Le conosciamo, fratello, queste cose, perché le ha studiate. E la scrittura non mente, in lei è stato trovato tutto il sangue sparso sulla terra. Amen. E allora, quando Dio si fece conoscere in Cristo, essi lo odiarono, dice. Egli venne ai suoi non lo riconobbero. Ma a quanti lo hanno ricevuto, egli ha dato loro il potere di diventare figli di Dio. E quelli che hanno creduto a suo nome, lo scopo di Dio vuole avere comunione. Qual è lo scopo del Signore? Avere comunione con il suo popolo. Amen. Ai giorni di Ruth, dice, una delle sue nuore, guardate che bello questo esempio, Orpa, disse che se ne sarebbe ritornata al suo paese. Questa donna, Ruth, cioè questa donna Naomi, era una israelita, no? E siccome ci fu una siccità, fu cacciata via dalla sua terra, se non andò via dalla sua terra. I suoi figli si sposarono due gentili. Quando rimase vedova anche di queste due, le due nuore rimasero vedova dei figli, allora ci disse Naomi, io me ne torno nella mia terra. Dice, voi, dice invece, andatevene nel vostro parentato. Una accettò e se ne andò di nuovo nel mondo. Ma Ruth gli disse, dopo che Naomi gli aveva insegnato le leggi israelite, gli disse, no, dice, dove tu dimori io dimorerò. Dove tu vivi io vivrò, dove tu morirai io, dice, morirò. Vedete? Il tuo Dio sarà il mio Dio. Perché Ruth è un simbolo, no, della Chiesa, che è stata istruita da chi? Dagli apostoli, perché la salvezza è venuta da Israele. E allora nel tempo della fine, nel tempo lei dice, la scrittura tornò al tempo della raccolta. Oggi siamo nel tempo della raccolta. E Naomi è ritornata di nuovo nella sua terra, infatti Israele oggi dov'è? Nella sua terra che 2000 anni fa gli fu elevata, no? Bravo. E ancora stanno venendo queste qua. Quindi, sta continuando, certo, fino a quando Gesù non verrà, ancora questa emigrazione sta succedendo in Israele. Vedete, gli ebrei si stanno allontanando dall'Europa. Perché questa afflizione? Sapete una cosa? Dopo che ci fu l'attacco al Balatan, quello che ci fu là in Francia, una donna che ora è nel messaggio, napoletana, che ci segue, si mise in ginocchio e cominciò a pregare e cominciò a coinvolgere la famiglia, perché quella la spaventò così tanto che lei venne quel sentimento che Dio sta tornando. Allora ecco che cosa servono queste guerre e queste cose, a far emergere in noi quel sentimento che Dio sta tornando, capite? Questo di qua. E lei ci ha conosciuto via internet e poi gli disse, sorella, ma tu di dove sei? Dice, io sono di questo paese. Ma dove va sei nella chiesa del messaggio? E l'ho indirizzata a quei fratelli e oggi sta frequentando l'agro di Dio. Vedete? Questo è lo spirito che deve avere la chiesa. Dice, sorella, dove sei? A 10 metri hai una chiesa. Contattale. Noi non dobbiamo tenere nessuno schiavo sotto di noi. Ma se può stare in comunione con altri fratelli, vai. Amen. Quindi, e oggi sta seguendo. Ma che cosa è suscitato di lei questo? Quello che successe al Balatan lì in Francia, la commosse così tanto che capì, il suo spirito venne risvegliato. Fu qualcosa che Dio operò. Perché questi attacchi, fratelli? Perché Israele deve ritornare di nuovo in patria. Amen. E allora, quindi loro, Ruth accettò. E che cosa successe? Ruth poteva riscattare Naomi, perché c'era una legge del riscatto in cui un parente consanguigno, se perdeva qualcosa, no? Un parente consanguigno la poteva riacquistare. Ora ascolta qua, fratello. Allora dice così, fratello Branham. Ti poteva riscattare solo uno che era parente con te. E allora Dio si è fatto uomo e è diventato il nostro parente. Amen. Ma per essere parente, tu dovevi essere parente con lui prima della fondazione del mondo. Alleluia! La tua anima era ancorata a Dio prima che ancora tu venissi sulla terra, fratello. Capisci come funziona? Tu eri predestinata ancora prima che tu venissi al mondo. Io ti ho conosciuto e fatto profeta, dice la scrittura. Io ti ho intessuto, dice la scrittura ai profeti, ti ho intessuto. Io ho intessuto i tuoi nervi sulle tue ossa. Ma queste sono cose che Dio ci fa vedere anche nella medicina, no? Che prima si formano lo scheletro, e poi si formano i nervi, poi si formano i muscoli, e poi si forma la pelle, e così via, no? Ancora prima che la scienza medica sappia queste cose. Amen. Ancora prima che tu nascessi, dici, ti ho fatto profeta. Ancora prima che noi nascessimo e conoscessimo questo messaggio, già noi eravamo predestinati. Amen. Ecco perché siamo arrivati al profeta del nostro tempo. Amen.
E quando Gesù era sulla terra, il profeta dell'oro, Pietro, seguimi, Giovanni, seguimi, non andò Giovanni a cercare Dio. Non siete voi che mi cercate. Se tu oggi sei qua è perché lo Spirito Santo ti ha compunto nel cuore, ti ha fatto oggi incrociare la tua vita con la nostra. Amen. Perché oggi Dio è nella sua Chiesa e sta operando per continuare l'opera di Gesù Cristo. Qual è? Andare alla ricerca dei perduti. Vedete, andare alla ricerca dei perduti. Lo dice poi il profeta, ora andiamo avanti. Dunque, esso divenne parente consanguigno, egli criò nel grembo di Maria e poi egli dice una testimonianza, come fu quell'uomo, no? Come fu il Boaz. Boaz dovette andare alla porta della città, fuori dalla città, si tosse il sandalo, dovette alzarlo. Perché il sandalo? Perché, come dice Genesi 3,15, il figlio della donna sarebbe stato ferito al calcagno. Lui si tosse quel sandalo e disse: se c'è qualcuno che può rivendicare questa donna, che lo faccia ora. L'altro parente era un altro uomo che era il simbolo del diavolo. Quello non può fare nessuna cosa. Amen. Chi può toccare il figliolo di Dio, fratello? Nessuno ci può toccare. Nessuno può toccare i figli di Dio. Lui dice, qua fratello Brano, quel parente era parente ancora prima che Naomi venisse. Amen. Alleluia. Dio ci benedica. Quindi, e allora, andiamo avanti. Dunque, ecco lo scopo dello Spirito Santo, dice, il Padre che dimora in te mette in moto i suoi piani per terminare il suo piano di redenzione, operando attraverso di te e rendendoti un cooperatore di lui. Ora ciò non vuol dire, fratelli, che noi vorremmo mettere fuori tamburelle e cose, ci sono persone dotate di questo, hanno quella capacità, la gloria di Dio, di poter avere questo stile. Io l'ho visto là, per esempio, in Brasile, in tante poste fanno così. Il sabato si va a evangelizzare, c'è radio, programmi di radio, amen, gloria a Dio. Ma noi nel nostro piccolo possiamo fare. Lo facciamo al lavoro, con gli amici, a casa. Anche lì Dio opera. Possiamo stare tranquilli. Poi se c'è un vero dono, che poi, come dice la scrittura, i 9 doni, di questo e di qua, amen. Dio sa poi come farà anche in questo, no? E allora, è inutile che noi vogliamo fare qualcosa a cui noi non siamo stati chiamati. Faremo solo guai, quindi... Ecco lo scopo dello Spirito Santo, farti diventare un suo cooperatore, dandoti il tuo spirito e il suo amore, dandoti il suo spirito, no, e non il suo odio, ma il suo spirito e il suo amore, per andare in cerca dei perduti, come lui fece nel giardino di Eden. Quando Adamo ed Eva peccarono, cosa fecero tutte e due? Si andarono a nascondere. Voi pensate che Dio non lo sapeva? Certo che Dio sapeva, perché lui aspettò proprio questo, scese e disse: Adamo, Adamo, dove sei? Oggi Dio è sceso in questo, quanto tempo è passato, oggi è sceso e sta dicendo: Cettina, dove sei? Fratello, dove sei? Salvatore, dove sei? Tu dove sei? Ah, proprio, come ti chiami? Pavelo, vuol dire Paolo. Tu, Pavelo, dove sei? Hai capito? Pavelo, dove eri? Oggi sei uscito allo scoperto, amen. Gloria a Dio. Dio chiamò, Dio chiama, è Dio che chiama, fratello, amen. Quindi, allora, Adamo, dove sei? Ecco cosa fa lo Spirito Santo ad un uomo e a una donna, quando esso penetra nel suo cuore e prende dimora. C'è una sete, una fame per le anime perdute, dice, amen. Ecco qual è oggi la questione con le riunioni. In esse non c'è abbastanza contatto di spirito, dice il profeta. Esse vanno solo alla ricerca di prestigio, di soldi e di denominazione, dice, amen. Vedete, ci vuole un programma per vincere anime a Cristo, dice il profeta, amen. Dio riversò se stesso in Cristo, corretto. Cristo riversò se stesso nella Chiesa e in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre e voi siete in me. E Dio in voi. È bella questa grande unione. Voi conoscerete che io sono nel Padre. Perché? Noi cosa diciamo? Gesù è il? Quindi voi, in quel giorno in cui lo Spirito Santo è noi, noi non conosceremo che ci sono tre persone della Trinità, ma conosceremo che Gesù è il Padre. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre. Dopo 3 anni, un apostolo che era con Gesù gli disse: Signore, mostraci il Padre. E ho 3 anni che ne pare robazze. Mostraci questo Padre. E Gesù gli disse a Filippo: Filippo, io ho 3 anni e mezzo che cammino con te e tu ancora non mi hai riconosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Se io vedo a Paolo, io non conosco suo papà, ma chi ha visto Gesù ha visto il Padre, perché Gesù è il Padre.
Amen. Gesù era l'esteriore, l'involucro dove la deità era riversata. Amen. Dunque, egli porta la sua Chiesa ad un punto in cui può farvi fluire se stesso e amare e persuadere ed avere comunione. Allora lì verrà l'Eden. Dice, allora lì ritorneremo nell'Eden. Amen. Perché qual è lo scopo di Dio? Riportarci all'Eden, alla condizione originale, dove la Chiesa non è salvata per sapienza, ma doveva semplicemente credere. Amen. Alleluia. E ora qua dice, vediamo. Ora Dio si aspetta da noi una grande cosa, perché dove molto viene dato, dice, molto è chiesto. Noi non viviamo oggi su esperienze passate, ma abbiamo ricevuto una potenza così maggiore che Dio da noi vuole qualcosa, perché ci ha fatto vedere cose tangibili. Le foto? Là? Ci abbiamo noi cassette, ci abbiamo noi la voce registrata del profeta, mai una voce registrata è stata portata all'assistenza come in questa epoca. Di Paolo che cosa conosciamo? La voce? No, solo gli scritti. Ma mai c'è stato un profeta sulla scena la cui ancora voce oggi si sta ascoltando nei nastri? Perché Apocalisse 17 dice, ma nei giorni della voce del settimo angelo, della voce, perché la voce già lì ci fa vedere il Signore, sarebbe stata incisa su qualcosa di metallo. Amen. E come diciamo sempre, disse Gesù, se voi, dice, facete tacere i miei apostoli, i miei messaggeri, le pietre grideranno, e le radio, e i transistor, e i televisori sono composti di che cosa? Di silicio, di pietre, di diamante. Che cos'è la testina? È un pezzo di diamante, di pietra, che poggia su un'altra pietra e fa uscire che cosa? Il suono. Le pietre grideranno. Poi Gesù ci riporta in questo tempo in cui la voce del settimo angelo avrebbe parlato attraverso due pietre di metallo, attraverso silicio, attraverso componenti elettronici. Amen. Tutto che vengono fuori da pietre. Amen. Gloria a Dio. La Chiesa è avanzata, fratelli, è entrata in una maggiore e più potente luce, ma è tutto un passo avanti dello Spirito Santo, dice. Non è la capacità dell'uomo, è lo Spirito Santo, che più ci avviciniamo a Lui, no? E più la potenza diventa maggiore, a tal punto che i morti risusciteranno davanti al fratello Branham e Dio si manifestava. Amen. Gloria a Dio. Amen. Quindi, ora guardate cosa fa, fratelli, leggiamo questo e ci lasciamo. Amen. Perché sono, sapete, io dico sempre, io prima di stare qua ero là. Ho sentito predicatore predicare anche per 3-4 ore, no? Ma io sono convinto, fratello, che quando già passiamo noi già una mezz'oretta, 3-4 d'ora, già è più che sufficiente, fratelli. Perché poi un'ora, perché il nostro spirito poi non riceve più. Siamo seduti, ma poi con le nostre menti siamo, perché non riceviamo più. Allora è meglio un messaggio breve, ma che è ricco di contenuti, che quelle parole che giri. Allora il Signore venne sulla terra, allora la terra accorse il Signore, e sembra la stessa cosa, non c'è gente che come deve riempire l'ora, no? Allora dal cielo venne il Signore. Allora una cosa per dirti, una cosa la ripetono 4 volte in 4 forme diverse per riempire il tempo. Siccome l'ho vista di tutti i colori, io invece sono più diretto, mi piace dire quella cosa e andare avanti. E allora così, guarda, egli tratta con la Chiesa, dice il profeta, come individui, fratelli, non tratta come un numero di persone, no? Ma Dio vuole parlare a te, al tuo cuore, a me, a quelle di tutti noi, no? Amen. E infatti dice la scrittura, quando tu vuoi parlare con Dio, chiuditi nella tua cameretta e il Signore sa di cosa tu hai di bisogno. Amen. Allora, tutti noi lo vediamo. Allora, quando Dio dimostra che ama qualcuno, guardate cosa fa. Egli lo porta fuori da qualche parte per se stesso e là di fronte agli angeli, egli fa qualcosa per lui. Lo eleva lassù nella presenza di Dio e lo dota, lo riempie e lo pone fuori. Ecco l'epoca in cui stiamo vivendo. Questo messaggio fu fatto il 17-12 del 59. Allora io ho letto questo, stavo andando avanti, il Signore dice fermi, te le leggi di nuovo. Quando Dio ama una persona, cosa fa? Lo porta da qualche parte. Il fratello Branham fu portato sul monte, sul monte Flagstaff, vuol dire asta di bandiera, Flagstaff, anche qui nei simboli. E infatti Gesù ha scritto dicendo che Dio è la nostra bandiera, e allora Flagstaff vuol dire asta di bandiera.
no? E questa montagna era conosciuta come la montagna che tuona dagli indiani d'America. E lì Dio aprì il mistero dei sette tuoni, i sette tuoni, i sette sigilli. Amen. Vedete, anche qua già questo nome era importante. E la montagna viene chiamata la montagna del Monte San Sette, che vuol dire tra? Perché sul far della sera, disse Zaccaria, ci sarebbe stata luce. Sul far della sera, questa montagna chiamata Sunset vuol dire tramonto, perché lì Dio si manifestò. Quando Dio ama una persona, perché il mondo ha rigettato questo profeta, come sono stati rigettati tutti i profeti, ma Dio ha amato il fratello Branham. E qua lui sta dicendo, lo spirito è in lui. Quando Dio ama una persona, lo porta fuori da qualche luogo, lo innalza nell'aria, nella presenza degli angeli. Da cosa era composta la nuvola? Sette angeli vennero dall'eternità. Questa visione il fratello Branham ebbe 3 mesi prima. E come lui l'ha descritta, è successo. Abbiamo la predica. 7 angeli, dice, mi trovavo su Monte Sunset, dice, mi toglievo delle lappole del deserto, ad un tratto 7 angeli vennero dall'eternità, mi alzarono e mi diedero un messaggio. Lui si trovava là, 7 angeli vennero dall'eternità, come dice qua, viene innalzato e viene qualificato per fare qualcosa. Cosa gli dissero gli angeli? Ritorna di nuovo da dove sei venuto, perché è il tempo che i 7 sigilli devono essere aperti. Questo messaggio è vero o non è vero? Noi siamo nella verità, fratelli. Nel 59 fu fatta questa predica. E lo Spirito Santo già nel profeta gli faceva dire che Dio amava lui e che fra 4 anni precisi a questo messaggio egli sarebbe stato elevato nella presenza degli angeli, e gli fu là rivelato di andare di nuovo a est, perché là i 7 tuoni sarebbero stati rivelati. Dio ci benedica, fratelli. Amen. Signore ci benedica, ci vogliamo alzare? Fermiamoci qua, fratello, amen. Amen. Ma no, veramente Dio ci ha dato un profeta, ragazzi. Dio ci ha dato, ci ha mandato un profeta, amen, per preparare la seconda venuta. Che vuole dire grazie al Signore? Grazie, Padre, amen. Grazie veramente, amen. Grazie veramente. Grazie, Padre, per questo giorno che tu ci hai dato, Signore, ancora di stare nella tua armonia, nella tua compagnia, Signore. Grazie per queste parole, grazie per questa piccola rivelazione che abbiamo noi letta qua, ma che è grande per noi, perché tu ci fai capire qua come tu hai amato il profeta, Signore, elevandolo nella gloria, nella presenza di quei 7 angeli, Signore, e dicendogli ritorna nell'est, perché là i sigilli verranno aperti. Grazie, Padre, grazie Gesù. Benedicici, Padre, e ogni cosa la chiediamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio ci benedica. Dio ci benedica. Amen. Alleluia. Amen. Ok. Salutiamoci così per oggi. Amen. Amen.